Buongiorno dai piani di Buongiorno. Vezza. Guarda quanti siamo, io e Silvia, Geli. c'è più nessun altro. Oggi siamo. Geli di Oh, Geli. guardate, questi sono i piani di Vezza, queste sono le montagne che circondano i piani di Vezza, tutte da 2000 metri, Trento, Trieste, La Tavola, Rotondo, sopra c'è il rifugio Sebastiani. Ok, siamo ai piani di Vezza, oggi è il 6 novembre 2022, provincia dell'Aquila, montagne del Velino. Andiamo a fare il colle, la cima del Colle delle Trincere, che è un 1900 o 48-84, vabbè, uno dei due, non mi ricordo, dunque un 1900, che dovrebbe stare, se non sbagliamo, qui dietro a questo qui, non è questo, ma sta dietro, che poi è una cresta che collega anche col Trento e Trieste, giusto? Bene, adesso entriamo nel bosco, per un pezzo prendiamo il sentiero che sale verso il Rifugio Sebastiani, che poi va anche Val Velino, poi a un certo punto lo lasciamo e cominciamo a stare verso il Colle delle Trincere. Poi facciamo un anello qui sotto qua, intorno alla Valle Cerchiata, come si chiama, e ritorniamo ai piani di Pezza. A tra poco. Piani di Pezza, Colle delle Trincere. Ed eccoci qua. Siamo entrati dentro la bellissima faggeta dei piani di Pezza. Questo è il famoso sentiero che porta al Sebastiani. Però noi non ci andiamo a Sebastiani, ma giriamo prima. È spettacolare. Non c'è più una foglia, eh? Zero, guarda. Qui è inverno. Una foglia che una foglia non c'è Qui sta. è in attesa della Qui, neve. questo si manca solo la neve ormai qua. È pronto per essere imbiancato, dai. Ok. Continua la nostra bellissima salita. Per il momento non è faticosa, anzi. Serve, anzi. Più è salita, più è meglio, almeno se scalliamo, cioè le mani gelate. Ok, i piani di Pezza si vedono, ecco la salita della Strada Bianca. Qui siamo sotto la cimata di Puzzillo, poi quella che è la cresta che ti porta anche al Rifugio Sebastiani. Quindi, sopra là è la tavola, quella è la costa della tavola che E ancora il è un volo su po', è un basse. po' coperta. Quindi, perfetta, continua, perfetto, continua la nostra passeggiata, che passeggiata insomma, salita nel bosco, via, rientriamo nella faggeta, siamo usciti di sto pezzetto proprio per piano attimo di luce. Ok, guardate alle mie spalle che ci sta, eh? Uno, due e tre. Ed ecco tutta la bastonata rocciosa che si vede da questa parte, questo è il Colle delle Trincere, naturalmente ora dobbiamo ancora salire a girarlo da dietro e andare sulla vetta, ancora ci vuole un po'. Ma soprattutto ci sono dei canalini con i sfasciumi, quindi. Eccolo qua, questa è la costa, il Colle delle Trincere, 1800, 1984 metri. E qua invece c'è la cresta del Puzzillo, altre rocce, guarda che bella sta parete rocciosa. Sopra c'è la nebbia, eh. Sopra sì, ma se Ok, mettiamo che la calma. perfetto, si piano piano. 10 km là. Sì, infatti. Ok, benvenuti nella Valle Cerchiata, sotto al Colle delle Trincere, che è questo qui. Sì. E quello invece a sugo, avvolto la nebbia, è il costone, sotto c'è il famoso Rifugio Sebastiani che si vede, eccola, vedi? No, mi No, non pare. lo No, vedi no, no, è una perché roccia quella. Beh, quella è la comunque. punta, Sì, è la punta del comunque costone. sta lì sotto lì Ed ecco la il Rifugio cresta che va Sebastiani. a Punta Trento. Quella è la cresta che va a Noi Punta Trenta. saliremo per un E noi dovremmo canalino, chiappare uno di quei uno di canaletti quei là. canalini. Eh sì. Noi prenderemo un Comunque. canalino che ci porta Sì, giù. un camion un po' scivoloso che ci porta sulla vetta delle Trincere. Invece quella si sì, va. Continua, va a Trento, Trieste e poi volendo va anche a Rifugio Sebastiani dopo. Ah certo, Torna poi Colle indietro, dell'Orso, Colle dell'Orso e Coloni. torni, scendi giù a Sebastiani. Ok, Valle Cerchiata, 1790 metri, siamo al bivio. Di qua Sebastiani Costone, Lago della Duchessa, di qua Colle dell'Orso, piccolo velino, ma va, volendo potete andare pure a Sebastiani, se riscende dal Colle dell'Orso. Infatti noi prendiamo di qua adesso. Massa il velino 4 ore da qua. Sebastiani da 50 minuti di rifugio. Ok, prendiamo dall'altra parte noi, verso il Colle dell'Orso, eh? Se scendi di là per raggiungerlo, per l'affaccio è il secondo. Ah beh certo, vabbè una volta che ci vai con una pannaccia, no? Non te ci affacci. Ok, a più avanti. Ok, sotto al costone, adesso lasciamo il sentiero che continua e va al Colle dell'Orso, vedete? Sale e va su al Colle dell'Orso. Lasciamo a questo punto. Quando sale sotto questi canali qui, cominciate a salire, il nostro dovrebbe essere quel canaletto che sale là in mezzo,
perché quello è una volta arrivato lì sta sopra la vetta, capito? Quindi il nostro dovrebbe essere quello. Adesso risalimo sto pendio d'erba. Infatti vedi, c'è sta tipo una traccia che qualcuno ci passa. Ok, ormai siamo quasi all'attacco del canalino. Questo è il costone, qui è tutto bello, ma non sapete qual è la cosa strana di questa valle cerchiata? C'è una cosa strana, mo ve la faccio vedere, Silvia a maniche corte, cioè io mi sto a morire di freddo. Ma si sta bene, in salita va bene, adesso sopra mi copro. Io sento quasi i brividi, non i brividi ma quasi, guarda. Guardate che parete rocciosa. Adesso sì, adesso proseguiamo qui, piamo quel canalino, quel sentierino. E poi il canalino reggendosi sulle rocce di qua e di là, oppure perché lì si farà un passo avanti e uno indietro, un passo avanti e uno indietro. Quello era bello in discesa, è quello che fai, punti il piede e fai 3-4 metri. Sì, poi che rischi che il rotoli proprio. Sì, però, vabbè, ok, guardate che spettacolo. Questa è la cresta che va a congiungersi col... Oddio, come si chiama? Trento e Trieste. Invece il nostro obiettivo è là, la vetta. Ed eccoci qua! Siamo sotto la regina, la vetta delle trincere. Adesso inizia la camminata sui sfasciumi, vedi? Va così, passa sotto l'orge e poi entra dentro quel canalino lì. Poi usci di sopra, ci cioè dovrebbe stare subito la vetta, dovrebbe stare subito lì la vetta. Adesso mo ci andiamo a fare un sale e scendi, perché lì sali e scendi, sali e scendi. Tocca aggrapparsi le rocce. Ed ecco la salita verso il collo delle trincere, è iniziata, sui sfasciumi. C'è una traccia di sentiero qua. Niente di che, ma tanto l'importante è puntare al canale. Ok, adesso stiamo risalendo il canalino, non vedete mai al canalino quello sotto di destra mia adesso, quello che trovo davanti a voi, perché è ripido e scivoloso. Camminate qui, sulla destra in salita, in discesa, a sinistra. Sulle rocce, datemi una mano sulle rocce, ma fate sempre attenzione, perché siccome è roccia marcia, prima di buttare tutto il peso sulla roccia, sull'appiglio, provate, perché alcuni pezzi rimangono in mano. Ok, via fiato. E adesso qua. Risaliamo sto canalino e stiamo sopra la vetta, ora ci teniamo qui sulla destra camminando che dentro bello. Il canalino, ok? È fantastico! Ok, ecco la Silvia, dai, è un fenomeno, brava, 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 chiappa, ecco, brava lì, pinza la roccia. Ok, ma siamo quasi fuori, dai, siamo fuori dal tunnel, dal divertimento. Oh oh oh, ecco lì sopra lì. Meglio salire che scendere. No, questa ascende come si dice a Roma, in K e Q. Vai. Eccoci. Ed eccoci qua. Questa è l'uscita dal canalino, ragazzuoli. L'uscita è abbordabile. Non per tutti, eh. Attenzione, evitatelo in discesa, fatelo solo dovete fare, fatelo in salita. E questa qui sopra è la colla della vetta delle trincere. Adesso salimo qui e si fa male. Andiamo sulla cresta, sì. Ecco. E poi al ritorno ci andiamo qui sotto al bosco qui, vediamo ecco un po'. Cresta, e questa è la cresta che poi porta su a Punta Trento. Wow. Guardate che bella. Laggiù guarda i piani di Pezza giù, dove siamo morti di noi. Dopo scendiamo di qui dopo, questa specie di cose, infiliamo dentro al bosco. Ok, a fra poco, siamo in vetta. A voglia! Aie, dai, dai! Siamo ormai sulla vetta delle trincere. Questa è la valle cerchiata, quella che abbiamo fatto in salita prima di affrontare il canalino. Questa di come si chiamava sta valle che mi sono dimenticato? È dei piani di Pezza? No, questa valle di qua. Vabbè, ok. Ci ricorderemo più avanti. Risposti. Sì. Ok. Raga, è stato più difficile. Sto pezzo di cresta che c'ha tutti i pezzi esposti di qua e di là. No, che la salita del canale, soprattutto queste vette si muovono tutti. Guardate un po' dove siamo. Sulla vetta delle trincere. 1984 metri, l'abbiamo raggiunta. Con fatica, ultimo pezzo, ma raggiunta. Soprattutto perché sgredolo. Cioè, dove vai? Un tarfaccia. Arco! Vieni qua. Che t'affacci? Chi te pia là sotto poi? Vieni qua! Quelli sono i piani di Pezza, ecco la macchina laggiù, vedi? Oh. Discesa dal colle delle trincere.
naturalmente fuori sentiero e dal versante opposto. Adesso vedi, siamo sul versante opposto, quello dell'là era roccioso e di qua adesso boscoso, guardate quanto è ripido. Yeah. Ora dovremmo scendere noi, tipo qua vicino a quel boschetto e poi così, sotto e entrare dentro la valle. Ok, vediamo un po', aspettiamo piano piano. Cioè qui praticamente non esiste sentiero, quindi per non rimanere incastrati in mezzo a questi boschi dovete fare una cosa, munitevi di una traccia, fate una bella cosa, andate su Wikiloc. Sì, Abruzzo Trekking 1962 su Wikiloc, io sto a prendere una traccia, poi la carico, però vi dico che l'80% di questa cosa è tutto fuori sentiero, quindi... Infatti qui, noi stiamo a camminare qui, pratica, non ci sono sentieri, siamo così, lo capita, capita. Pratica, là giù sotto lì, si dà anche la strada, sono i piani di pezza, male che va, scendi qua, scendi qua, scendi là, dovete puntare i piani di pezza per riuscire fuori. Voi sapete che ce l'avete di fronte a voi i piani di pezza. Ok, guardate dove siamo, quella era la nostra vetta, che era la cosa delle trincere, poi. Adesso, che non è affatto banale. No, questi sono i piani di pezza, giù ci sono le macchine, ma questa è tutta la cresta del rotondo, che bellissima. E guardate dove questo non stiamo andando là. C'è una cosa in muratura, voi forse non la vedete che sta troppo lontana, quella è una cisterna fascista, cioè è stata costruita durante il ventennio fascista. Adesso noi in qualche modo scendiamo in mezzo al bosco, andiamo a visitarla, a vederla e poi ci ripiamo quella specie di prato e se andiamo giù ai prati di Pezza e alla macchina. Perché questo è tutto fuori sentiero, ho detto, fate attenzione se ci venite. No, alle trincere non gli dà mai rivincita, una volta e basta. Ok, siamo rientrati nella faggeta, sì. Ma ormai siamo quasi fuori dal tunnel, stiamo per arrivare nel... Del wild proprio. Sì, stiamo per arrivare alla cosa, all'acquedotto fascista. Sì. Poi là sembra che ci sia sopra anche un... La discesa che sta cascando il sasso, chi ha fatto cascare? Da sopra e là, là c'era qualche animale. Perché è facile. Ok, guardate, adesso sta qui sotto qui il nostro obiettivo. La cisterna fascista. Oh, e alla fine abbiamo raggiunto la cisterna. Guarda Rocco, sì Rocco, io sempre con Rocco mi sbaglio. Argo. Alla fine siamo arrivati alla cisterna di epoca del ventennio, diciamo, epoca fascista, come vedete, qui sopra qui. Non so se riuscite a vederlo, c'è stato disegnato il fascio littorio. C'è scritto AX1 OJ, mi pare. Vabbè, cerco di arrivarci un po'. Salgo qui sopra, aspetta. Questo era l'estate, un acquedotto per le bestie, vedete? Utilissimo. Secondo me. Il littorio fascista? La usano ancora, vedi? Sì, c'è ancora l'acqua, quindi. Ok, cisterna. Oh, vedevo che per io qui abbiamo faticato, eh. Nonna, oh, tutto fuori sentiero, passa di qua, passa di là, inventa di sotto, inventa di sopra, vedi, lì pure c'è un altro canale che poi convoglia l'acqua qua dentro, vedi, ecco, lì c'è il canale che convoglia, questa poi sta qui, stava sopra il canale, quindi tutta l'acqua, geniale, sì, vedi, tuttora in uso, perfetto, guardate che spettacolo, stiamo proprio sopra i piani di Pezza. Ok, una volta partite dalla cisterna, davanti a voi vedete un ometto di pietra, lo seguite, entrate nel bosco e ci sono tutti ometti di pietra. Tutti ometti di pietra, sì. Bello. Tutti ometti di pietra, senza segni, però tutti ometti di pietra. E questo gira gira, dritto per dritto, vi riporta giù ai piani di Pezza che ormai stiamo per raggiungere. Quindi davanti alla cisterna c'è sto sentiero nel bosco, tutto con ometti di pietra, un altro ometto di pietra, ecco là. Ecco la sua vetta. La nostra vetta è là su, mamma mia, indossava, oh. Sì, alla fine del giro famo 315 metri di dislivello, ma tosti, tosti, tosti. Ok, questo è il sentiero di Ilio, ne abbiamo fatto un pezzetto noi. Comunque, siamo arrivati ai piani di Pezza, abbiamo chiuso l'anello delle trincere. Allora, non è stato tanto lungo, solo 7 chilometri, neanche 4. Sì. 7 km, 3 ore e 40 così, e no? Guarda che sole adesso! Ma guarda veramente, guarda che sole che scio, c'era la nebbia fino a poco fa. Questo è il piano di Pezza,
dico, i chilometri sono stati pochi, ma oh, stanno i cavalli. Diciamo che i chilometri sono stati pochi, 3 ore e 40 perché sono messi fermati a mangiare, comunque siamo fatti la vetta delle trincere e la cisterna dell'epoca fascista e niente, quindi tutto a posto, sì, se becchiamo alla prossima, vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbassa la Lazio. Piani di Pezza, le macchine stanno là, Silvia vi saluta ed ecco anche Argo.